Ben ritornati in studio, apriamo subito la nostra informazione sportiva. Ieri sera in diretta dai nostri studi, nuova puntata di Galietta Calcio Show. Beh, tanto al Gelbison e non solo, al centro del dibattito. Rivediamone insieme un breve passaggio. Tursi, complimenti, ma al di là del lato tecnico, i miei complimenti vanno fatti innanzitutto per l'atteggiamento che hai in campo. Mi permetto di darti del tu, sì. Che hai in campo perché sei un calciatore in quel ruolo molto corretto, oserei anche dire, bello tosto ma corretto, e in questa difesa stai facendo valere tutta la tua esperienza. E possiamo sapere come è venuto questo contatto e venire qui a Vallo? Ma innanzitutto ci tengo a dire che devo ringraziare il mister Pepe, il responsabile dell'area tecnica Molino, che mi hanno voluto fortemente. Non nego che mi hanno fatto la corte per un mese, però diciamo, stavo valutando diverse situazioni finché quella della Gelbison mi è sembrata, diciamo, la situazione positiva, diciamo, sia per me che per il contributo magari che potevo dare alla squadra. Quindi sono completamente soddisfatto della scelta che ho fatto. Sapevo di venire in una società innanzitutto seria, che rispettava i suoi impegni e che comunque, pur non essendo particolarmente ambiziosa, voleva fare comunque un campionato dignitoso. Poi, anche se non si parte con il favore dei pronostici, a volte, come insegnano anche le categorie superiori negli ultimi anni, si può fare sempre, si può puntare poi a qualcosa. In questo momento però noi dobbiamo vivere domenica dopo domenica, e infatti già penso siano state archiviate le 3 vittorie consecutive che abbiamo fatto contro squadre comunque blasonate, importanti, che hanno un budget economico non indifferente. Però pensare già a domenica prossima, che ci si aspetta un avversario ostrico, dove non è scontata la vittoria, pur se loro adesso posizionano nell'ultima parte dell'ultima posizione di classifica. Ripeto, sono venuto qua per dare il mio contributo alla squadra, comunque per mettermi a disposizione della Gelbison e di aiutare soprattutto magari ragazzi come Ferraioli, Mejuri, che hanno voglia di dimostrare il loro valore. Sicuramente hanno l'età a loro favore per crescere e migliorare, e magari io sto cercando magari di portare quel po' di esperienza in più che ho maturato, diciamo, negli anni, ecco. Quest'anno Mister Pepe, grazie con l'amicizia che ha con Giovanni Piemonte, mi ha voluto conoscere e vedere prima del ritiro, e dopo mi ha chiamato e subito, diciamo, sono rimasto contento di venire a Vallo, e già dall'inizio mi sono trovato bene con l'ambiente, con i miei compagni, e ho trovato, secondo me, uno staff che esprime il proprio lavoro con molta professionalità e amore. Beh, Galietta Calcio Show vi aspetta a replica al termine di questa edizione delle ore 14 del nostro TG e poi nei consueti orari settimanali. Vi ricordo che potrete rivedere Galietta Calcio Show anche sul nostro canale YouTube, 7 TV YouTube. Intanto ci occupiamo di Salernitana. Un solo obiettivo, 3 colpi in canna per battere la Ternana ed allontanare lo spettro della crisi. Coda e Donnarumma insieme, Rosina mezzala a centrocampo, ieri le prime prove antifere. Prove o tentazioni, sia ben chiaro. Sannino sa bene che la gara con la Ternana in programma domenica prossima alla Rechi è un appuntamento cruciale e che l'unico risultato a sua disposizione è la vittoria. Sarà anche per questo che sta pensando di schierare tutto il potenziale offensivo che si ritrova a disposizione. Ma dovrà anche saperlo posizionare, altrimenti le bocche da fuoco granata potrebbero sparare ancora una volta a salve. Contro il Trapani, la Salernitana centrò i 3 punti adottando un atteggiamento inedito fino a quel momento, il 3-4-1-2, con Rosina alle spalle dei gemelli del gol, mentre la vittoria ai danni del Benevento arrivò nel giorno in cui l'ex Catania fu schierato a supporto di Coda nel 3-5-2. Sannino sembra orientato a riproporre il tandem Coda-Donnarumma dal primo minuto, senza però rinunciare al talento di Rosina. Il tecnico gli chiederà di illustrare la lampada per farvi uscire il genio che si è visto soltanto a tratti e garantire assistenza alle punte, inventando magari qualche giocata che possa risultare decisiva ai fini del risultato.
resta l'eterno rebus sulla collocazione tattica, per cui il capitano possa rendere al meglio e soprattutto per indovinare i giusti equilibri per supportare tre calciatori offensivi. Sannino dovrà decidere se far riposare in prota e rilanciare l'Averone oppure tornare alla difesa a 4 e schierare un centrocampo a 3 per sostenere il trio d'attacco senza rinunciare a una certa densità nel settore nevralgico, laddove la Salernitana non ha cambio di passo e fatica a recuperare palla. Con il 4-3-1-2 Perico e Vitale sarebbero i terzini, mentre accanto a Bernardini troverebbe posto Mantovani, occhio a Schiavis che scalpita, mentre a centrocampo giocherebbero Ogier, Della Rocca ed uno tra Ronaldo e Zito nel caso di defezione di Busellato. Con l'ex Ternana in campo invece Sannino potrebbe dirottare Della Rocca sul centro-sinistra e piazzare Ronaldo in cabina di regia sacrificando Ogier. Rosina agirebbe sulla tre quarti a sostegno di Coda e Donnarumma. Con la difesa 3 invece Perico, Bernardini e Mantovani sarebbero i centrali, Vitale spingerebbe a sinistra, in prota o l'Averone a destra, in mediana Della Rocca con Ogier o Busellato e Rosina un po' mezzale e un po' rifinitore. Di sicuro la Salernitana dovrà osare per prendersi 3 punti e risalire la classifica, spezzando il digiuno di successi che dura da ben 5 partite e regalandosi un pizzico di serenità in vista delle gare con Latina e Pro Vercelli. Ci fermiamo qui per la seconda parte, c'è ancora una brevissima pausa pubblicitaria, poi subito dopo il nostro servizio dedicato alla mostra delle opere del maestro Iacovitti in esposizione a Vallo della Lucania fino al 13 novembre. A fra pochissimo.